Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Belle figure e brutte figure capita a tutti di farne. È capitato anche a Pietro, il primo degli apostoli. Era stato l'unico a riconoscere la vera identità di Gesù. Tu sei il Cristo, gli aveva detto, cioè colui che Dio ha mandato a portare salvezza, il Messia. Gesù l'aveva apprezzato, ma ecco che arriva poi la doccia fredda. Satana, si sente dire Pietro. Mettiti dietro di me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. Cos'era accaduto? Gesù aveva svelato ai suoi apostoli il cammino che l'aspettava, la via crucis, la morte in croce, e poi la risurrezione. Al che Pietro era intervenuto: Signore, la croce no, tu sei il Messia. Il Messia deve trionfare su tutti i suoi nemici, non finire su una croce. Parlava con buone intenzioni, ma senza accorgersene ragionava proprio come Satana. Satana è il diavolo, parola greca che vuol dire divisore, esperto nel separare. Aveva provato in tutti i modi a separare Gesù da Dio, suo Padre, e ora ci prova anche per mezzo di Pietro. Se Gesù ha chiamato Satana San Pietro, allora noi come dovrebbe chiamarci? Pietro aveva intuito perfettamente che la decisione di affrontare la croce non riguardava soltanto Gesù, ma anche lui e tutti quelli che insieme a lui avrebbero camminato dietro al Signore, noi compresi. Allora Gesù disse: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la troverà». Perdere la propria vita per causa sua è donarla, come ha fatto lui, morendo sulla croce. E che donarla sia l'unico modo per trovarla e averla per sempre, lo prova il fatto che lui è risorto. La vita, quando la si dona, non si esaurisce con la morte. Dio è fonte di vita inesauribile. Chi invece vuol salvare la sua vita, conservarla a tutti i costi, renderla sempre più sicura, godersela da solo, costui la rovina, la perde. Oggi forse questo rischio è ancora più frequente che in passato. E allora come non far credito alle parole di Gesù? Chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la troverà. Donare e donarsi è perdere, ma per trovare davvero, per trovare di più. Ma stiamo attenti a quell'inciso, per causa mia. Unicamente con Gesù questo stile è saggezza, senza di lui è semplicemente follia. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.